Prima edizione di Ora TG, bentrovati a voi tutti, al via da oggi in tutta la Sicilia la piattaforma di riordino della numerazione dei canali del digitale terrestre televisivo. Rai TV, quarta emittente siciliana, passa sul canale 18 del telecomando. Nella giornata odierna l'innovazione interesserà Messina e parte della provincia, domani Catania, Ragusa e Siracusa. Il piano di risintonizzazione dei canali televisivi si concluderà il prossimo 10 maggio. Da oggi la Sicilia entra nella nuova era della TV digitale con il cambio della numerazione dei canali sul vostro televisore. Rai TV salta dall'89 al canale 18 del telecomando, essendosi piazzata quarta in Sicilia tra le emittenti private. Una riforma epocale anche sotto il profilo della dotazione tecnologica di ultima generazione con investimenti importanti. Il passaggio avviene gradualmente a seconda delle aree di riferimento comunicate dal Ministero dello Sviluppo Economico. Sul sito ministeriale troverete tutte le informazioni necessarie e si concluderà entro il 10 maggio con le isole minori. Si parte oggi con Messina, il sud della Calabria e parte della provincia peloritana. Per le TV di nuova generazione il cambio avviene in automatico, dovranno risintonizzare accedendo nel menu della propria TV o decodere tramite telecomando tutti gli altri. Una procedura semplice che si risolve in pochi minuti, ma che sarà necessario almeno in questa prima fase ripetere più volte. Se il vostro televisore indica assenza di segnale o mancata visione dei canali, significa che bisogna effettuare una nuova sintonizzazione. Se la TV è predisposta, il cambio avviene in automatico durante la notte. Domani sarà la volta della Sicilia orientale, nello specifico Catania, Ragusa, Siracusa e parte delle relative province. Il 2 maggio Agrigento è parte della provincia e delle restanti aree della provincia di Ragusa, Caltanissetta e Catania. Il 3 maggio toccherà Enna e provincia, parte della provincia nissena, ragusana e catanese. Dal 4 al 6 maggio Trapani, Palermo e relative province e la restante parte della provincia di Agrigento. Si chiude il 10 maggio con il cambio della numerazione a Pantelleria, Lampedusa, Salinosa e Ustica. Analoga in tutta la regione la procedura per riordinare i canali secondo la nuova numerazione. Rai TV sarà visibile in tutta la regione su canale 18, isole minore comprese. L'ordinamento delle frequenze relativa a numerazione dei canali comporterà qualche disagio all'utenza. Il consiglio è quello di risintonizzare TV o decodere durante l'arco delle giornate in cui è previsto lo switch off, ovvero il passaggio dalla nuova TV digitale terrestre sino al prossimo 10 maggio. Rai TV la troverete su canale 18 del telecomando. Per chiarimenti o informazioni tecniche potete contattare la nostra emittente allo 095 765 2360 e un tecnico incaricato vi fornirà le indicazioni necessarie. Ebbene, dunque abbiamo visto le novità, ma ci spostiamo adesso ai fatti quotidiani. Iniziamo con la cronaca, andiamo subito a Caltanissetta perché è un'importante operazione della Guardia di Finanza al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi infatti i militari del comparto del gruppo Nisseno hanno eseguito un controllo nei confronti di un venditore ambulante di generi alimentari da pregiudizi già non immune da pregiudizi penali e gravato di numerosi precedenti. Il controllo ha permesso di rinvenire occultata all'interno del veicolo ispezionato circa 80 grammi di marijuana e 230 di hashish. Successivamente nell'abitazione sono stati rinvenuti altri 10 grammi di marijuana, 75 di hashish e 140 euro in banconote di diverso taglio ed un bilancino di precisione. Dopo questa prima finestra di cronaca, torneremo in cronaca più là nel corso del giornale, ci spostiamo invece a Bruxelles per il primo sì dell'Unione Europea, riconoscimento dello stato di insularità per le isole. L'Unione Europea però continua ad essere avvertita come distante dai cittadini, anche se proprio dall'Europa arrivano norme e aiuti che incidono direttamente sulla vita degli europei. Tra questi fondi del PNRR che in Italia è promesso a rischio dal caro energia e dal caro materiali. Ne abbiamo parlato proprio a Bruxelles con l'euro deputato Dino Giarrusso. Sicilia ed Europa sempre più vicine, anche se i cittadini spesso non lo avvertono. È dei giorni scorsi l'ok di Bruxelles al riconoscimento delle peculiarità delle isole e al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità. La risoluzione è stata approvata qui dalla Commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo e verrà posta in votazione all'Assemblea plenaria a Strasburgo nella prossima sessione di giugno. Questo è solo un esempio di una delle tante norme varate dall'UE e che incidono direttamente sulla vita degli abitanti dei 27 Stati membri. Qui vengono decise le leggi dell'Unione europea, eppure i cittadini continuano a vedere l'UE distante come un'istituzione non vicina alle loro esigenze. Eppure le leggi che il Parlamento europeo vara sono leggi che hanno delle refluenze dirette nella vita dei cittadini di tutti gli stati membri.
tra queste anche le direttive del Consiglio vincolanti per tutti i paesi che fanno parte dell'Unione. A differenza di altri paesi come la Germania e la Francia, dove il rapporto con l'Europa è molto sentito ed è molto conosciuto dalla cittadinanza, da noi l'Europa viene vista come una sorta di istituzione lontana, una sorta di chimera. Non è così. Come avete detto, le leggi che si votano qui incidono fortemente sulla vita dei cittadini siciliani, italiani, eccetera. Bruxelles è la sede di alcune delle principali istituzioni europee. Qui si riuniscono la Commissione, le commissioni parlamentari e i gruppi politici e si svolgono in casi straordinari le mini plenarie. È giusto spiegare a tutti cosa avviene in Europa, come funzionano le istituzioni, la differenza fra Parlamento europeo, Commissione e Consiglio europeo, perché abbiamo un triplice livello decisionale in Europa, e soprattutto far partecipare al cittadino delle decisioni che si prendono qui. Alcune delle cose che io ho proposto, per esempio in Commissione Agricoltura, le ho proposte dopo aver parlato con i nostri agricoltori che mi hanno esposto le loro priorità e i loro problemi maggiori. Agricoltori, pescatori, imprenditori, famiglie, parlo di agricoltori in particolare perché è quello il settore, la commissione della quale sono titolare, ma poi il parlamentare europeo può fare proposte che riguardano anche la viabilità, che riguardano qualunque argomento di cui l'Europa abbia competenze. Dall'Unione Europea arriveranno anche gli aiuti per la ripresa post-crisi pandemica, il Next Generation e il piano varato nel 2020 dal Consiglio e a cui l'Italia ha aderito con il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma il rischio alla vigilia dell'erogazione dei fondi è che molte opere nel nostro paese rimarranno solo sulla carta. Il caro energia e l'aumento incontrollato dei costi delle materie prime che stanno condizionando lavori già avviati mettono a repentaglio anche l'apertura di nuovi cantieri e dunque l'arrivo di risorse fresche per rimettere in moto l'economia. Il motivo per cui il Movimento 5 Stelle ha scelto di non autorizzare un aumento delle spese militari di 13 miliardi di euro in 2 anni, perché pensiamo che quei soldi vadano dati alle famiglie per aiutarli a pagare le bollette, a pagare i rincari, famiglie e imprese, perché le imprese creano lavoro, l'impresa onesta che mette in regola un lavoratore crea lavoro ed è giusto aiutarla. PNRR, i tanti soldi che Giuseppe Conte è riuscito a ottenere qui anche con la nostra collaborazione, perché noi siamo stati decisivi per votare per l'elezione di Ursula von der Leyen, questo futuro dipende anche dalla regione siciliana. 31 piani della regione siciliana del PNRR, tutti e 31 bocciati. Mi dispiace dirlo, ma questo significa poca competenza e poca capacità. Un bambino di 2 anni questa mattina è stato investito da un'autovettura in via Colombo a Biancavilla, nel Catanese. Il bimbo è stato trasportato al pronto soccorso per essere sottoposto ad accertamenti clinici. Alla guida dell'autoveicolo si trovava un 85enne. L'uomo si sarebbe in un primo momento fermato, ma poi si sarebbe allontanato dal luogo dell'incidente. Grazie ad alcune testimonianze, ad alcuni filmati, è stato successivamente rintracciato dalla polizia locale e agli agenti. Avrebbe motivato l'allontanamento per via delle rassicurazioni sulle condizioni di salute del bambino, che avrebbe ricevuto da un uomo presente sul posto. In fase di ricostruzione la dinamica del sinistro, ma pare che il piccolo sia sfuggito per qualche istante all'attenzione della mamma proprio nel momento in cui nella strada transitava l'autovettura che lo ha investito. I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità su delega della procura di Ragusa hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal GIP nei confronti, tra l'altro, di un medico specialista ortopedico in servizio nelle ASP di Ragusa, Catania, di 3 imprenditori, nonché di una dipendente di un'azienda fornitrice di ausili ortopedici con sede legale a Ragusa. Il medico avrebbe fatto attestazioni sanitarie in cambio di ingiusti profitti corruttivi elargiti dai titolari di un'officina ortopedica per l'erogazione di ausili ortopedici e dalla ditta di distribuzione di prodotti cosmetici per la fornitura di creme ed integratori alimentari. A Catania, un dormitorio con 25 posti letto in una struttura confiscata alla criminalità organizzata è stato inaugurato questa mattina a Librino. Potrà ospitare anche gli amici a quattro zampe. Un bene confiscato alla mafia che diventa dormitorio con 25 posti letto. Inaugurato ufficialmente stamattina in via Federico Del Pino, nella zona di Librino a Catania. Una struttura che offre anche servizi igienici e docce grazie alla concreta collaborazione tra il Comune di Catania, la Fondazione Bene ed il Comitato Catanese della Croce Rossa Italiana. Una collaborazione proficua realizzata all'interno del progetto PON Inclusione con contributi del Fondo di Aiuti agli Indigenti. La struttura fu confiscata alla criminalità organizzata e oggi assume una precisa identità sociale.
un immobile dal grande valore simbolico perché è tolto alla criminalità organizzata e restituito alla collettività per una finalità sociale nobile, frutto della collaborazione, del lavoro di squadra, dell'amministrazione, quindi con la direzione servizi sociali, che adesso hanno a disposizione questa struttura di 25 posti per i senza tetto da poter utilizzare proprio per questa finalità. Un'importante valvola di sfogo per chi non ha un tetto. Assolutamente, era doveroso per una città come Catania avere strutture di questo genere, potremmo adibirne anche altre in base alle esigenze, credo che questo rappresenti un immobile che dà veramente dignità a ciò che invece era frutto del maltorto, ciò che era frutto di violenza, di attività criminose, e invece viene restituito alla società civile per una finalità sociale nobile. Altra peculiarità della struttura, oltre ai 25 posti letto, anche la possibilità di ospitare amici a quattro zampe. Oggi è un uso straordinario, tra l'altro ricadendo in un bene confiscato alla mafia che diventa sempre presidio di legalità, ma diventa anche motore di iniziative sociali di straordinaria valenza per il territorio e per la comunità. Una struttura distribuita su due piani per distinguere uomini da donne, ma anche un'attenzione verso gli animali. Sì, io credo che sia questa la ciliegia sulla torta, perché in città ci sono anche altri dormitori gestiti dal privato sociale con grande efficienza. Quello che mancava era un servizio di accoglienza di animali, perché come sapete benissimo, come li vedo tutti i giorni, ci sono molti senza tetto che hanno il proprio cane, il proprio migliore amico accanto, che è quello, vuol dire, verso il quale riversano tutto il loro affetto e che ovviamente è in una condizione di reciprocità, e noi in questo modo garantiamo anche l'ospitalità di questi signori, che appunto gli diamo la possibilità di alloggiare anche di sistemare il proprio cane, il proprio migliore amico della vita. Il Museo Belliniano di Catania dispone a partire da oggi di altri spazi, rifunzionalizzata all'interno della casa che diede i natali al Cigno Catanese, il primo step del progetto Bellini in Rete. Il Museo Belliniano di Catania, casa natale del Cigno Catanese, si arricchisce di nuovi spazi rifunzionalizzati nell'ambito del primo step del progetto denominato Bellini in Rete, che prevede in futuro anche l'inaugurazione del secondo piano con l'area multimediale dedicata a Bellini, basato sulla collaborazione interistituzionale tra il Comune Etneo, l'Università degli Studi, Dipartimento di Scienze Umanistiche e il CNR. Intanto la riapertura, che è il frutto di un lavoro fatto a musei chiusi a causa della pandemia, noi abbiamo voluto capitalizzare questo tempo per non togliere un giorno di fruizione ai nostri turisti. Torniamo con la riapertura, la fine speriamo della pandemia che tanto ha tolto alle nostre città, con la casa natale del nostro Cigno, uno spazio rifunzionalizzato grazie al grande lavoro sviluppato in sinergia tra il Comune di Catania, la Direzione Cultura, la professoressa De Luca, Dipartimento degli Studi Umanistici, con anche il CNR. Io ringrazio di cuore il direttore Di Caro, Valentina Noto e quanti borsisti, studiosi hanno realizzato tutto questo. Nelle didascalie che vedrete c'è proprio una storia, un avvicinare il turista, il cittadino, la cittadina a un aspetto ordinato di quello che è stata la realtà belliniana. E voi della stampa oggi potrete anche curiosare al piano di sopra, che è il terzo step di questa nuova apertura. Lo faremo a settembre in occasione dei festeggiamenti belliniani. Lì nascerà, è già pronto dal punto di vista strutturale, mancano solo gli arredi, il museo immersivo. Cos'è un museo immersivo? Un luogo dove sentire con i cinque sensi gli applausi, la musica, la voce stessa di Bellini, quasi ci sembrerà percepirla nei corridoi e nelle sale che ci racconteranno i grandi teatri, Parigi, l'Italia, il mondo intero che ha acclamato questo nostro figlio illustre. Un sito internet sarà di prossima apertura, online ovviamente in doppia lingua, dove è stato digitalizzato il patrimonio belliniano, dove sarà possibile quindi non solo per gli studiosi ma anche per chi, per le scuole, approfondire i contenuti storici e scientifici di Vincenzo Bellini. Tutto questo nell'ambito di Bellini in Rete. Assolutamente sì, il progetto Bellini in Rete è un progetto, come dicevo, corale, e noi abbiamo assolutamente la certezza che le cose succedono se si lavora bene insieme. La rete è il frutto di questa giornata gioiosa che ci rivede in presenza nella casa del nostro Cigno.
Importante attività di contrasto alla pesca e alla commercializzazione del prodotto ittico illegale è stata condotta nel pomeriggio di ieri da militari della Guardia Costiera di Riposto. Sono stati posti sotto sequestro circa 22 kg di novellame di sarda, meglio noto come bianchetto neonato, in una nota pescheria del lungomare ripostese. Il novellame di sarda è stato rinvenuto in parte esposto sul bancone, già confezionato e pronto per la commercializzazione agli avventori, in parte tenuto all'interno del locale in separate celle frigorifere. Il prodotto, sottoposto a visita sanitaria da parte dei veterinari dell'ASP, è stato giudicato idoneo al consumo umano ed è stato quindi devoluto in beneficenza ad enti caritatevoli del territorio. Al titolare della pescheria, oltre ovviamente al sequestro, è stata elevata una sanzione amministrativa di circa 500 euro. E i carabinieri della stazione di Augusta hanno arrestato un pregiudicato catanese di 36 anni per furto aggravato all'interno di un istituto scolastico megarese. I carabinieri hanno sorpreso l'uomo che, in trasferta dal quartiere Librino di Catania, si era introdotto all'interno dell'istituto comprensivo Corbino, sito nella zona di Monte Tauro, ed era intento a rubare computer normalmente in uso agli studenti. E il ladro è stato sorpreso mentre tentava di uscire dalla recinzione della scuola con sottobraccio 5 computer. Computer portatili. Parliamo ancora di scuola, ma per fortuna su altre lunghezze d'onda, perché a Giarre nuove aule e spazi laboratoriali per il liceo di scienze umane del Polo Amari. 5 aule scolastiche e diversi ambienti, tra questi un laboratorio attrezzato e ancora sale per docenti ed il personale di servizio. Si allarga la capienza di studenti al polo liceale Amari a Giarre. L'inaugurazione, grazie ad un accordo tra città metropolitane e i proprietari dell'Istituto Immacolatine, alla presenza dei vertici dell'amministrazione comunale e anche dell'ex sindaco Angelo Danna. Fu infatti proprio lui ad avviare le prime interlocuzioni per garantire spazi ulteriori che serviranno al liceo di scienze umane in via Raffaello Grasso. È stato possibile perché abbiamo seguito tutto l'iter che peraltro già era partito dalla precedente amministrazione, abbiamo superato alcune criticità importanti e siamo riusciti proprio con l'inaugurazione ad avere questa bella parte del liceo classico che si va ad ampliare, si va ad allargare. È un momento importante per la scuola, per la cultura, perché significa che un liceo classico, una scuola che a Giarre aumenta la sua offerta formativa, tant'è vero che le aule che non potevano essere messe qua nell'istituto sono appunto qua nelle Immacolatine. Durante la mia amministrazione si è posto con grande necessità e esigenza quello dell'ampliamento dell'istituto Amari, perché negli ultimi anni appunto le iscrizioni aumentavano e una serie di idee si sono succedute quando con la provincia si sono avviati i rapporti con l'istituto delle Immacolatine. C'è stato un momento in cui in qualche modo la mia presenza ha permesso di superare alcune difficoltà che però sono stati determinanti, in quanto da quel momento in poi diciamo il progetto ha potuto proseguire anche con grande celerità. Un segnale importante per l'offerta formativa locale. Gli istituti superiori a Giarre contano una popolazione di circa 7.000 studenti. Diciamo che si rivendica ulteriormente la crescita della popolazione scolastica Giarre, che già è abbastanza numerosa, si attesta circa sulle 7.000 presenze giornaliere, e comunque se aumenta la richiesta, contestualmente sta aumentando l'offerta. Quindi è un momento di orgoglio per Giarre, come dicevo prima, perché comunque ci attestiamo a livelli alti di popolazione scolastica. Io credo che se oggi Michele Amari, da storico studioso e anche uomo delle istituzioni in quanto senatore della Repubblica Italiana, potesse sentire quello che oggi è successo con l'ampliamento della sua scuola, sarebbe solamente felice, perché comunque è un esempio virtuoso di collaborazione tra i due, due enti importanti, che sono da una parte la pubblica istruzione e dall'altro lato la pubblica amministrazione. Ad Acireale invece consiglio comunale con protagonisti gli studenti del liceo Regina Elena, che hanno simulato una seduta d'aula nell'ambito di un più vasto programma di educazione civica che coinvolge le scuole cittadine.
Sono stati gli studenti del liceo Regina Elena di Acireale stamani a simulare una seduta del Consiglio Comunale nell'ambito del progetto di educazione civica promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio. Gli studenti hanno occupato i banchi di maggioranza e opposizione confrontandosi su svariati temi ed interrogando il sindaco Stefano Li su questioni di stretta attualità. A coordinare i lavori d'aula il presidente del Consiglio Fabio Fontanesca, presente tra i banchi e anche il consigliere Alessandro Coco, che ha simulato un vero intervento illustrando agli studenti alcuni passaggi politici di una vera seduta consiliare. Il progetto intende promuovere percorsi di educazione civica concreti tra gli studenti delle scuole acesi, chiamati a confrontarsi con le istituzioni cittadine su temi che riguardano i vari aspetti dell'attività amministrativa. Per il liceo Regina Elena si tratta del secondo appuntamento con argomento il piano triennale delle opere pubbliche, che il sindaco ha illustrato con dovizia di particolari, spiegando nel dettaglio alcuni dei meccanismi burocratici che regolano l'attività del Parlamento cittadino. Studentesse e studenti dal canto loro hanno posto argomenti attuali, come la realizzazione di un'aula studio, valorizzazione e maggiore impegno verso le periferie, viabilità, sistemazione della villa Belvedere e trasporti pubblici. Un'ora e mezza di appassionato dibattito animato dagli adolescenti della quarta e terza B, la professoressa Simona Barreri è una delle promotrici del progetto di educazione civica al Comune. I ragazzi sono stati preparati, in realtà questo è il secondo incontro, il primo incontro il sindaco ci ha, come dire, istruiti anche noi i docenti su come si svolge un consiglio comunale. Ha dato ai ragazzi delle indicazioni su cosa succede durante un consiglio comunale e poi ci ha sottoposto una serie di proposte da poter fare, simulando tra l'altro di discutere sul progetto del piano triennale. E quindi i ragazzi in questi giorni hanno riflettuto, è stata una bella occasione per poter riflettere sul proprio territorio. Noi a scuola facciamo educazione civica in vario modo, però questa è stata un'esperienza molto importante per loro perché sono dentro, sono protagonisti e possono, come dire, capire anche delle dinamiche. Una giornata di incontro e confronto con le massime istituzioni cittadine per una iniziativa lodevole che verrà replicata tutti i lunedì mattina coinvolgendo altri istituti scolastici della città. Abbiamo posto anche delle iniziative, delle proposte da poter fare e il sindaco appunto ha preso in considerazione queste nostre proposte. Il presidente del Consiglio Comunale Fabio Fontanesca ha sottolineato l'importanza delle giornate riservate agli studenti per un giorno consiglieri comunali. Credo che sia importante e fondamentale far avvicinare le giovani generazioni, non solo acesi ma anche dell'Interland, a quelle che sono gli organi istituzionali, ai lavori che vengono portati avanti, a quali possono essere le difficoltà e perché no, a quelle che sono le proposte da parte dei giovani acesi. Sono sempre stati attenti e propositivi, credo che avvicinarsi ai lavori d'aula, in questo caso nel civico consesso acese, possa in qualche modo avvicinarli a quella che potrebbe essere un'attività e una fase politica che loro stessi possono iniziare ad amare e ad accogliere. L'assemblea dei soci della SAC ha eletto all'unanimità la nuova governanza dell'aeroporto di Catania. Dopo 3 anni vengono rinnovati i vertici della società di gestione dello Scalo Etneo. Viene confermato alla guida come amministratore delegato dell'aeroporto Nico Torisi, che guida appunto la SAC dal 2016. Sono stati eletti anche il nuovo presidente, nella persona di Giovanna Candura, già vicepresidente della società, e i consiglieri di amministrazione Marco Romano, Maria Elena Scuderi e Carola Parano. E adesso parliamo di lavoro, rischi ad alta quota, rischi anche dal punto di vista sanitario, vediamo. Un piano mirato di prevenzione contro i rischi di caduta dall'alto e sicurezza nei lavori in quota è stato presentato in occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, grazie all'opera del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania e del Dipartimento per le Attività Sanitarie dell'Assessorato Regionale della Salute. Ancora oggi la prima causa di infortunio mortale nei luoghi di lavoro, secondo i dati NAIL, è abbastanza elevata e oggi sono state presentate e distribuite le linee guida per incentivare anche l'autovalutazione per le aziende. Il tema di oggi riguarda ovviamente la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare i morti che accadono per caduta dall'alto. Proprio stamattina, accendendo la TV, abbiamo sentito che a Roma è morto un operaio di 51 anni caduto da un impalcato, e mezz'ora fa alle porte di Catania è avvenuto un altro infortunio per caduta dall'alto. Ci sono costantemente, un terzo degli infortuni mortali che accadono in Italia sono per caduta dall'alto, quindi dobbiamo assolutamente intervenire, e oggi presentiamo
implementiamo un piano mirato di prevenzione che per la prima volta in Sicilia, che mira a una sinergia tra iniziative di assistenza, informazione, formazione e vigilanza alle imprese. Quindi vogliamo fare da un lato la informazione, la formazione e l'assistenza, e dall'altro ovviamente i controlli che devono essere fatti nel territorio per l'abbattimento degli infortuni e delle malattie professionali. È un modo nuovo, un approccio nuovo, perché le leggi in Italia ci sono, ma in realtà dobbiamo intervenire in maniera diversa, e anche noi organi di vigilanza e di controllo dobbiamo intervenire con strumenti e di promozione della salute e della sicurezza e ovviamente di controllo. Oggi vediamo finalmente il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania occuparsi non solo di Covid, ma anche delle materie che gli sono proprie, che è ovviamente la prevenzione. In questo caso si parla di prevenzione nei luoghi di lavoro. Mi piace sottolineare che l'ASP di Catania è l'unico in questo momento, è l'unico dipartimento che ha presentato un piano mirato della prevenzione sui luoghi di lavoro nel quadro del piano generale regionale. È un momento quanto mai opportuno, perché i dati appena forniti dall'INAIL hanno dimostrato che rispetto all'anno precedente c'è un forte incremento rispetto a questa tipologia di problematiche, e quindi è giusto che oggi si celebri in questa giornata fondamentale, che è la giornata che ci deve aiutare a ricordare quanto sia importante la prevenzione dei posti di lavoro, si discuta di questo. L'ASP ha realizzato questo documento attraverso il suo Dipartimento di Prevenzione, che è un documento di condivisione per fare rete e realizzare quanta più possibile prevenzione in questo delicato aspetto. Il Covid in Sicilia nella settimana dal 20 al 26 aprile si è registrato un nuovo aumento dei casi per un totale del 29,9% in più rispetto alla settimana precedente. Sopra la media nazionale i posti letto in area medica 22,6%, in terapia intensiva 6,2% occupati da pazienti Covid-19, quanto viene scritto nel report settimanale della Fondazione Gimbe. Presentato questa mattina ad Acireale il trofeo podistico Carnevale di Acireale, organizzato dall'Associazione Sport Dilettantistici Correndo per Aci, presieduta da Cesare Mazza. Domenica 1 maggio nel circuito barocco della città, con inizio alle ore 9.30 in Piazza Duomo, la 7ª edizione della gara podistica Carnevale di Acireale, organizzata dalla SD Correndo per Aci, con la partecipazione di oltre 400 atleti provenienti da tutta la Sicilia e dalla Calabria, tra loro anche nomi noti dell'atletica italiana e figure emergenti di uno sport che appassiona milioni di persone in tutto il mondo e che ad Acireale una solida tradizione. Un Grand Prix riconosciuto dalla Federazione Nazionale di Atletica, che alla gara ufficiale affiancherà un gruppo di corridori in maschera per un concorso parallelo voluto dagli organizzatori per colorare l'iniziativa con momenti goliardici. Quest'anno anche con finalità benefiche, sostenendo l'associazione Spina Bifida a sostegno delle persone affette da questa grave patologia, spiega il presidente della SD Correndo per Aci, Cesare Mazza. Il connubio fra Acireale, fra Trofeo Carnevale di Acireale e Carnevale di Acireale è un connubio vigente. Vi stanno venendo da tutta la Sicilia, qualcuno dalla Calabria, qualcuno ha chiamato da Milano e sta venendo apposta per vedere sia il carnevale che gareggiare sulle nostre strade, quindi siamo veramente contenti. Quest'anno avremo il campione europeo master dei 3.000 metri, quest'anno daremo un supporto ad ASBI, Associazione Italiana Spina Bifida, che sarà presente con uno stand, noi daremo un contributo e speriamo che tutta la città una volta aiuterà questa associazione. E niente, posso dire che veramente siamo veramente contenti, perché non abbiamo un po' meno iscritte degli altri anni, dell'anno dell'ultima edizione, ma la qualità è altissima. Vedrete gente che di altissimo livello, Wilson Marquez, Tony Liuzzo, altri due ragazzi, Brancato che ha 2:17 in maratona, ragazzi che sono nel giro alla nazionale, quindi ci sarà veramente spettacolo. Un evento sportivo avviato nel 2015 che con il passare degli anni ha assunto un ruolo di primo piano tra le manifestazioni podistiche regionali. Grazie a questa gara podistica ogni anno che riceve centinaia di iscritti, quest'anno già si parla intorno ai 500 iscritti, vengono tantissime persone a vedere la nostra città, a partecipare alla gara e a mettere proprio in meccanismo, in moto quell'economia positiva che attiva il nostro carnevale. Il trofeo podistico Carnevale di Acireale si snoda nei 2 chilometri complessivi del circuito carnascialesco e impegnerà i partecipanti per 5 giri. Il presidente della Fondazione del Carnevale di Acireale, Gaetano Cundari. Ormai una tradizione
quella della corsa podistica in mezzo ai carri, colori su colori, fatica su fatica, la fatica dei carristi e la fatica dei corridori, tutti e due spinti da un unico obiettivo, che è quello del sano divertimento. E con questa manifestazione noi ci fermiamo per qualche istante di pausa pubblicitaria. Linea alla regia, oggi Paolo Cocco e Emanuela Musumeci, ci rivedremo subito dopo gli spot. Rieccoci nuovamente in diretta studio subito dopo la pausa pubblicitaria. Non ci sono notizie all'ultima ora dalla redazione, dunque chiudiamo il giornale guardando insieme le previsioni meteo per la giornata di domani. E allora, domani venerdì 29 aprile, queste le previsioni in Sicilia: cielo prevalentemente nuvoloso con spazi di sole nel pomeriggio, principalmente nella zona occidentale e centrale dell'isola. I venti saranno in regime di brezza, i mari poco mossi con moto ondoso in aumento sullo Ionio. Le temperature adesso più o meno stazionarie, sia le massime che le minime rispetto a quanto registrato oggi. Con il meteo chiudiamo questa prima edizione di Ora TG. Prossimo appuntamento con l'informazione su Rai TV, a partire da oggi sul canale 18 del Digitale Terrestre in Sicilia, questa sera alle ore 19.45. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buon proseguimento di pomeriggio a voi tutti.